Quando sentiamo la parola violenza, quali associazioni di solito ci vengono in mente? La maggior parte delle persone pensa alla violenza fisica, nelle sue forme più estreme. Ma guardiamo la definizione. La violenza è un'azione molto intensa, che ha come fine di recare danno grave a una o più persone o animali. Se andremo ad indagare sull'argomento, scopriremo che la violenza può essere non solo fisica, ma emotiva, sociale o psicologica. La violenza è una tragedia che accade come il risultato di risposta a un'altra tragedia, può essere ricevuta in una forma e restituita in un'altra, producendo così un ciclo vizioso che si alimenta da solo. E quando guardiamo da vicino, possiamo vedere che la differenza tra la vittima e l'autore inizia a sfumare. I giudizi morali diventano obsoleti se guardiamo gli eventi tragici di entrambe le parti. La psiche ha bisogno dell'amore per sopravvivere, così come il corpo ha bisogno dell'ossigeno per sopravvivere. E alle persone a cui l'amore non mancava, questa cosa forse non viene in mente. Intendo che noi diamo per scontato il fatto che riceviamo amore da altre persone, ma se voi avete vissuto nell'ambiente in cui questo mancava, si parla di un tipo di esperienza completamente diverso, così come qualcuno a cui mancava l'ossigeno. Intendo che di solito non pensiamo all'aria che respiriamo, ma se succede che ci tolgono l'ossigeno, capite che questo mette in pericolo la vita molto velocemente. La stessa cosa succede con i prigionieri. Loro non sono le persone a cui tolgono l'ossigeno, ma tolgono l'amore. E io ho capito che senza l'amore l'anima non sopravvive e muore. Questo è ciò che succede. Le loro anime muoiono. Per questo sono capace di ammazzare altre persone. Io ho visto le persone più violente che abbiamo. E all'inizio pensavo che non ci fosse speranza. Pensavo che non potessimo fare niente, che fossero incurabili, ma ho scoperto che avevo torto. Ora conosco alcune di queste persone da 25 a 30 anni, le persone che erano spietate, atroci, paranoiche, che ammazzavano molte persone anche dopo la prigione. Noi abbiamo lavorato con loro e ora vediamo che non hanno ferito nessuno negli ultimi 25 anni e in effetti si occupano di lavori costruttivi, in alcuni casi estremi di cui ho parlato. Loro sono ancora nelle istituzioni penitenziarie, ma non feriscono nessuno e non feriscono loro stessi, anche se prima ammazzavano persone in prigione. Quello che dico è che si può prendere i casi più disperati. Il mio consiglio è: non abbandonate nessuno. Non esiste un essere umano che non può essere raggiunto in qualche modo, con dedizione e con pazienza. È qualcosa che a volte deve continuare non solo per alcuni mesi o anni, ma per decenni. Gli esseri umani, anche le anime morte, possono essere risuscitate. E da questo possiamo imparare qualcosa. Non lo facciamo solo per essere buoni con questi poveri assassini, lo facciamo anche per aiutare a tutta la razza umana. Aiuta a tutti noi se impariamo cosa causa la violenza e come possiamo prevenirla. E possiamo imparare, io credo, alla fine, dalle persone più violenti. Il modo di farlo è capire la forza e il bene di tutte le persone nelle prigioni. Se non lo facciamo, noi sappiamo che loro usciranno e feriranno di nuovo la gente. Se voi create un ambiente di guarigione, un ambiente che evoca il bene dentro di loro, credo che loro cambieranno e credo che il pubblico risparmierà molti soldi. E veramente noi potremo creare una società molto migliore, con prigioni molto più umane e più efficienti. Quindi, mentre ci sono persone che lo capiscono, lavorando dentro l'industria delle prigioni,
L'opinione pubblica dice spesso che dobbiamo essere più duri con il crimine, usare punizioni più severe, creare più leggi, più forze di sicurezza e nel frattempo offrire condizioni sempre peggiori ai prigionieri per risparmiare i soldi pubblici, tanto sono solo dei criminali. Quindi il vero cambiamento viene bloccato dai valori sociali obsoleti che vanno perpetuati. Le persone in mancanza dell'amore non devono essere isolate ancora di più dall'amore, ma devono essere aiutate. Ora, l'approccio comune in Nord America è comportamentista. Per esempio, se un bambino si comporta male, viene punito. È l'approccio usato, quello di punizione. Lo puniamo chiudendolo, o sgridandolo, o con conseguenze logiche, o con qualcos'altro. Per la maggior parte di voi, cresciuti in questa cultura, se il bambino si comporta male, in un modo offensivo, non significa che è quello che sembra. Ha un significato molto specifico. Quando non ti comporti bene, cerchi di comunicare con il comportamento qualcosa che non riesci a comunicare con le parole. Quindi nel gioco di charada devi agire perché non puoi usare le parole. Considerate la possibilità che il comportamento dei bambini, la loro cosiddetta resistenza, la maleducazione, la difficoltà di imparare da esperienze negative, la crudeltà, i comportamenti sessuali, tutto quello che fanno è in effetti il tentativo di comunicare qualcosa con il comportamento, per cui non hanno le parole. Ora, certamente non è un processo consapevole o volontario. Sto parlando dei meccanismi automatici di sopravvivenza, in cui la psiche umana è coinvolta per sopravvivere i livelli di trauma che potrebbero distruggere il sé della persona immediatamente, altrimenti non potrebbero funzionare. Io direi che la paura più profonda che gli esseri umani hanno, che io ho visto, ho osservato molti anni, è la paura di disintegrazione del proprio sé. Quindi il nostro compito è capire cosa significa il comportamento, percepire il messaggio, non cercare di sopprimere il messaggio, ma risponderci con creatività. L'approccio comportamentale non lo fa, ma solo dice ferma questo comportamento in un modo qualsiasi. Quindi si preme il comportamento buono e si punisce il cattivo. Si assume che se qualcuno si è comportato male, l'unico modo per insegnarlo a non fare quella cosa è punirlo, e questo lo insegnerà. Il fatto è che abbiamo tanti elementi che dimostrano che la punizione non ferma o non previene la violenza. Al contrario, la punizione è lo stimolo più potente della violenza che abbiamo scoperto finora, ma voglio distinguere bene la punizione dall'isolamento. Come ho già detto, credo che dobbiamo isolare le persone pericolose agli altri, isolandole in una struttura chiusa, sicura, ma non isolandole in un altro senso, perché vogliamo che abbiano l'accesso completo al personale educativo e terapeutico. Certamente inviterei le famiglie e le mogli, le fidanzate, le visite coniugali, dei parenti. Cercherei di dare a loro ogni possibilità di mantenere i rapporti familiari per tutto il periodo che sono nelle istituzioni penitenziarie. Questa necessità di punizione penetra profondamente nella nostra cultura. E ora potreste dire, ma veramente tutto quello che ci serve è l'amore? Ok, certamente non è tutto così semplice. E poi le punizioni sono necessarie per insegnare come si deve comportare. Ma che tipo di lezione insegniamo quando puniamo qualcuno? Quando sgridiamo un bambino, lo insegniamo che gridare per ottenere quello che vuoi è normale. Quando lo mandiamo nella sua stanza, lo insegniamo che cercare di controllare il comportamento degli altri è normale. Quando lo picchiamo, comunichiamo che picchiare qualcuno per ottenere ciò che vuoi è normale.
Quando pubblicamente condanniamo, usiamo arma e picchiamo i cittadini che si comportano male, mandiamo il messaggio che la violenza fisica è un modo culturalmente e socialmente accettato per ottenere un risultato desiderato. Torturando, incarcerando e a volte anche ammazzando persone violente, diciamo che a volte tutte queste cose sono normali. Usiamo praticamente il terrorismo fisico, psicologico e sociale su di noi e sui nostri bambini e aspettiamo un miglioramento? Noi come società non possiamo correggere un comportamento aberrante dei nostri membri se noi usiamo o tacitamente consentiamo comportamenti aberranti simili a livello sociale. Facendo così noi solo peggioriamo la situazione e creiamo degli standard etici ambigui. Da una parte condanniamo la violenza e dall'altra la usiamo nelle forme socialmente accettabili contro i crimini compiuti da persone a causa di povertà o di mancanza dell'affetto. Siamo tutti vittime dell'ambiente, ma cerchiamo di rendere la giustizia con violenza. Come fermiamo la violenza se questa può essere passata da una persona a un'altra in forme diverse, diffondendosi come una malattia? È una domanda difficile, ma credo che tenendo conto di quello che abbiamo imparato, possiamo fare almeno due cose. Possiamo consapevolmente ridurre la nostra violenza personale e possiamo comprendere che la violenza non nasce da nulla, ma viene perpetuata dalle istituzioni, dai governi e dall'individualismo dei mercati. Le principali cause sociali ed economiche di violenza e anche le cause politiche sono quelle che dividono la popolazione in superiori e inferiori, in forti e deboli, in ricchi e poveri. Meno equità c'è nella società, più alti sono i livelli di violenza. Per esempio, l'indicatore più forte del livello di omicidi nel mondo è stato dimostrato in decine di ricerche, è la distanza tra ricchi e poveri. Quanto più alta è l'ineguaglianza economica nella società, tanto più alto è il livello del crimine. L'ineguaglianza economica, la stratificazione sociale, ma sono le basi della nostra intera società del libero mercato, individualistica e utilitaristica. Aspetta, ma dici che mettere le persone una contro l'altra in libera competizione non è il modo più efficiente dell'organizzazione sociale? Nel sistema di mercato, la struttura stessa presuppone ineguaglianza inevitabile. Ci devono essere vincitori e perdenti, che crea la sensazione di vergogna e di inferiorità. Anche questo è un tipo di violenza, se guardiamo lo stress che causa milioni di malattie e ineguaglianza a livello globale. Credo che esiste anche un'organizzazione o una direzione del cambiamento sociale che comprende questi problemi e ha soluzioni fondate scientificamente che possono sostituire l'economia di mercato e ridurre lo stress sociale. Quindi è importante comprendere che qualsiasi cambiamento inizia da noi stessi. Possiamo sostituire i nostri valori di violenza con quelli di non violenza. Giustificare un qualsiasi tipo di violenza è solo una prospettiva morale e suscita altra violenza. L'unico modo per assicurare l'eliminazione di questo comportamento è cessare la sua perpetuazione in tutte le forme. Jay, siamo in Cleveland, Ohio. Sei senza tetto. Sì, signore. Se avessi tre desideri, cosa sceglieresti? Se io avessi tre desideri, chiederei che tutti trattassero uno l'altro come uguali. Siamo tutti esseri umani, con gli stessi bisogni, perché non possiamo aiutare uno l'altro? Questo sarebbe il mio primo desiderio, e credo che se tutti lo facessero, non mi servirebbero altri due. In realtà non siamo ancora civilizzati. Allora, dopo che il mondo si sarà riunito e avremo finito con sistemi militari, prigioni, torture, fame, povertà, privazioni, quando tutto questo sarà sparito, quello sarà l'inizio del mondo civilizzato. Ma ancora non ci siamo arrivati.